ciao a tutti, siamo tornate e volevamo farvi una sorpresa. Visto che c'è una persona che si diverte tanto a farsi i cavoli degli altri, abbiamo deciso che oggi tocca a noi a rendere la tipa meno losca insieme alla sua cara amichetta socia. Quindi, buona visione. Oh. Olle. Olle. Nome: Silvia. Jenny. Cognome: Pedini. Bronzetti. Età: 18 anni compiti ieri. Ma non è mezzanotte il compleanno? Non so che posto. 21. Dove sei nata? Forlimpopoli, Rimini. Il vostro lavoro? Da dove devo partire? Oddio, detta così. No, ne faccio tanti: albergatrice, estetista, bagnino, estetrice di nuoto, occupo di calcio, fotografa. Devi fare anche il chirurgo plastico. Mi stoppo. Dai. Io sono impiegata, nel tempo libero conduco un programma televisivo. Ti piace il calcio? No, abbastanza. Lo tollero. Allora, tocca. Siete due belle ragazzi, solari, intelligenti, capaci e gravitate in un ambiente difficile. Quante chiacchiere vi tocca sopportare? Vai, Bronzetti, perché se inizio a parlare io, finita. Un'infinità. Ma te lo sapevi che siamo lesbiche? Davvero? Sì, ti amo, amore. Non eravamo pronte a questo. No. Cosa ti aspetti dal futuro? Quello che mi aspetto sempre tutti i giorni, che ci siano sempre delle persone nuove da scoprire, positive, nuovi incontri da fare, nuove cose da costruire. Bellezza, cerco la bellezza tutti i giorni. Il vostro idolo nel mondo del calcio? Se la giocano Roberto Baggio e Alex Del Piero. No, dai, Pedini! Top! Iniziamo con la vendetta. Vai. Nel calcio, cos'è un affondo? Un affondo... Bronzetti, io affondo solo nella vita, nel calcio non lo so. Bravo, no, un applauso, ti prego. I vostri allenatori preferiti? Rispondete bene. Escluso Gade Marsigli, per ovvie ragioni. A me piace tantissimo Di Francesco del Sassuolo, mi piace molto, un grande allenatore, se avessi una squadra lo prenderei. Io resto sui dilettanti perché è il mio ambiente e dico Mister Lilli. Lei è più buona, io continuo con la vendetta. Come spiegheresti un tiro alla Del Piero? Ma i tiri alla Del Piero non si spiegano. Sai, ci sono i campioni, ce l'hanno il DNA. Cioè, nascono con una dote. Tirano le punizioni e la mettono dentro la porta. Prima potevo dire anche Pirlo, in effetti, tra i calciatori più feriti. Perché adesso che hai parlato di le punizioni alla Pirlo, invece, quelli sì che sono tiri. Sì, ma io avevo chiesto la Del Piero. Non è che sbagliate. Sembrate mai un'interrogazione in matematica. Per quale squadra ti fate? Juve. Juve. Yeah. Un aggettivo positivo per descrivere la tua compagna. Lo dico prima io. Vai. Autentica. Vera. Un aggettivo negativo. Aia. Un difetto. Aggressive. Non fatela arrabbiare la Pedini. Aggressivo, scusa. La Bronzetti invece sembra che non si arrabbia mai. Poi però quando si arrabbia, ragazzi, iniziate a correre perché sennò non ce n'è per nessuno. Cosa ti piace in un uomo? Allora, fisicamente guardi i polpacci, sono la mia parte preferita. Beh, Savioli? No, Savioli. Mentre una cosa che sto cercando ma non trovo è la personalità. Personalità. Equilibrio. Cosa detestate invece in un uomo? Quanto tempo ho? La mancanza di coraggio. Di assumersi le proprie responsabilità.
la mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti delle donne. Volete togliervi un sassolino dalla scarpa? Sì, io ne ho uno in particolare, riferito a una persona, dico anche donna, non faccio nomi e cognomi, che tempo fa disse che io ero una meteora. Una meteora? Ci è andata vicino, sei più che altro un meteorite, te distruggi! Dove vai? Stai attenta. Va. Tu? Sassolone. Ce n'ho un po' di sassi da togliermi dalle scarpe, però sto dimostrando che riesco a togliermele tutti quanti. Ormai porto i sandali. Noi continuiamo con le domande vendicative. Chi allenerà il Milan il prossimo anno? Ah, siamo nella frutta del Milan. Io mangerei con bronchi. Poi so, ah beh, sì, alla fine. Tipo Juve. Sì, continua con bronchi, così mi siamo campionato anche il prossimo anno scorso. Cosa ne pensate del caso Totti? È un fuoriclasse, è un campione che proprio nel momento in cui gli dicono che è un fallito... Inizia a segnare. Dimostra che non è vero. I fatti sono meglio di tante parole. Sì, questo è vero, io sono assolutamente d'accordo. D'altra parte Totti ha 40 anni e prima o poi dovrà decidere che cosa fare. Chi ha segnato più reti quest'anno in Serie A? Aia. Allora, non sicuramente lui, Luca Toni, che però lo voglio salutare perché ha dato un addio al calcio ed è un gran giocatore. Chi ha segnato più reti? Dybala? Chi? Dybala? No. No, chi ha segnato più reti? Non ti sta avvicinando neanche un po', pedini! Napoli? Ah! È vero. Il vostro sogno nel cassetto? Io ce l'ho tutti sopra la mensola, così li tengo bene d'occhio. Mi ha lei con queste risposte. Io spero in questa vita o in un'altra di rincontrare mio padre. Oh. Salutateci. Ciao ragazze, vi voglio bene. Anas, Vale, siete state una scoperta. Il prossimo anno collegamenti in diretta dai campi, preparatevi a tutti. La squadra di Vale si allarga, ragazzi. Speriamo di non inciampare. Io saluto tutti, mando un bacio, grazie di seguirci sempre, grazie di tutti i messaggi, di tutto quello che ci scrivono, di tutti gli inviti, grazie alle persone che ci vogliono bene, perché questo affetto, questo modo di rispettarci è quella cosa che ci permette, ci continua a far andare avanti. Cioè io se non avessi avuto lei, non avessi avuto la gente che ci segue così, avrei forse già mollato. Sei una tosta, Pedini. Sei proprio tosta. Salutatevi. Prendetti, ci Limone. Sentiamo esattamente fra un paio d'ore. Limone, Limone. Ciao. Ciao.